giovani in scena dietro le quinte tra gli organizzatori nelle scelte musicali e star navigate dell'opera a guidare per mano gli artisti di domani. Vicenza in Lirica cresce ancora grazie alle collaborazioni con i teatri italiani, la Scala di Milano, il Gaslini di Genova, il Teatro dell'Opera di Roma, tutti ammirati dalla capacità di rivolgersi alle nuove generazioni senza rinunciare alla voglia di continuare a fare ricerca, innovando anche nell'opera. Quest'anno il festival si incentra su due opere del giovane Mozart. Gli interpreti principali sono stati selezionati tra i vincitori del premio dedicato a Tullio Serafin. Quest'anno abbiamo per il primo anno l'orchestra di Padova e del Veneto a Vicenza con Mozart. No, quindi faremo due bellissime produzioni del Mozart in Italia, del viaggio di Mozart in Italia. Quindi Betulia Liberata, Mitridate, Re di Ponto, che ritorna al Teatro Olimpico, tra l'altro dopo 37 anni, era il 1984. Quindi un'altra sfida, è un repertorio per me un po' diverso, perché sono sempre stato molto barocco, però quest'anno credo sia opportuno omaggiare il genio di Salisburgo, Mozart. Il Teatro Olimpico è la casa del Festival Vicenza in Lirica, che quest'anno però si dilata nei diversi luoghi della città. Recita, letture sotto le stelle, un concerto a repertorio sacro del baritono Leo Nucci al violoncello, ispirato alla potenza della preghiera. Uno Stabat Mater alla Chiesa dei Servi e una prima esecuzione in tempi moderni delle Grazie Vendicate di Antonio Caldara. Le masterclass di grandi artisti in un dialogo tra generazioni indispensabile per guardare al futuro con fiducia. La lirica è giovani, protagonisti sono i giovani artisti anche durante la serata inaugurale, durante l'opera, ma anche tutti gli altri diciamo spettacoli, seguiti dai grandi nomi della lirica, da coloro che hanno calcato o che stanno calcando i teatri, okay? Quindi che abbiano qualcosa da insegnare ai giovani, che possano accompagnarli al palcoscenico. Poi non mancheranno protagonisti come Leo Nucci, Manuela Kuster, insomma ne abbiamo quest'anno, arriverà a Vicenza Renata Scotto con una masterclass, premio Vicenza in Lirica 2021. Per parlare con i giovani bisogna parlare ai giovani con il loro linguaggio e tutto può essere giovane purché sia proposto nel modo giusto. Un festival che ogni anno diventa più ricco, che prende sempre più date, che si sposta anche in luoghi diversi dall'origine, che è il Teatro Olimpico, comunque straordinario protagonista, e che mette a confronto generazioni anche di artisti, quindi artisti già importanti, arrivati, ma che mettono a disposizione la loro opera per i ragazzi che saranno i nostri grandi artisti del domani. E in questo momento ne abbiamo davvero bisogno.